Hola Papos, oggi è il 20° giorno di ottobre e sono qui per parlarti di uno dei film che mi ha segnato l'infanzia. Hocus Pocus, no, ovviamente no, sai che è il Cavaliere del Male, c'è scritto qui sotto. Il Cavaliere del Male, secondo me, e non sono per niente di parte in questo giudizio solo perché è il mio preferito, è il miglior racconto della cripta che esista. Racconti della cripta è una serie di fumetti horror, pulp, in the face, schietti, violenti, inquietanti e super divertenti che escono in America da un secolo e sono fantastici. Ovviamente ne è stata tratta una serie di film, praticamente una serie TV, ma di film. Ha senso? E il più bello, il più incredibile, la miglior performance di Billy Zane è tutto racchiuso nello scrigno della meraviglia che è il Cavaliere del Male. Da questo film ti devi aspettare demoni, schizzi di sangue, teste che saltano via, brutte persone che vengono squartate, bambini demoniaci e gatti. Trama, il Cavaliere del Male, che è interpretato da questo attore che io e mia mamma tutte le volte che lo vediamo in un altro film diciamo: "Oh, guarda, il Cavaliere del Male!" È in fuga. Ha un simbolo sulla mano delle stelle che stanno andando nella giusta posizione, che sta ad indicare che l'arrivo del demonio è vicino. Mi gaso tantissimo quando parlo di questo film. Cerca di rifugiarsi in un albergo un po' sfasciato, dove pensa di essere al sicuro perché non ci sono abbastanza persone per il rituale che, ecco, Satana ha bisogno di eseguire. Ma ovviamente arrivano altri ospiti, e arriva la polizia, e arriva Billy Zane. Quindi ovviamente le cose vanno allo scatafascio e un sacco di gente muore, perché Billy Zane, famoso per Titanic, per me è più famoso per essere Drake di Streghe, uno dei personaggi più belli di tutta la serie di Streghe. Lui è il male incarnato, un figo incredibile, divertentissimo. È una rappresentazione di Lucifero, molto subdola, manipolatrice, come ovviamente Lucifero è, ma fa anche un sacco ridere perché fa i capricci, fa certe gag. In particolare ce n'è una con una spugna che io non so, penso di pensare a quella scena ogni volta che vedo una spugna. Spero di riuscire a trovare una gif o qualche modo per fartela vedere perché la adoro. Ta-da! Posso dire che lui è il mio Satana preferito perché lui è il mio Satana preferito. È un film che dura poco più di un'ora. È divertentissimo, di una violenza veramente trash perché è ridicola, cioè ci sono certi effetti speciali che sono veramente patetici. Ed è questo il suo bello: essere low budget, avere i fulmini disegnati nel cielo con l'uniposca, che lo rendono veramente delizioso, proprio che te lo guardi e dici: "Oh, quanto mi sono divertito a vedere questa cagata", che nonostante sia una cagata, è un film veramente bello. I personaggi, nonostante abbiano poco spazio in scena, sono tutti abbastanza rotondi, vengono arrotondati dal fatto di essere inizialmente presentati come banali, solo per poi dover interagire con il demonio. Il diavolo gioca sui tuoi desideri, le tue insicurezze, e in questo modo, cinematograficamente parlando, rende i personaggi più tondi perché li conosciamo da più angoli. Non è un film bello nel senso che esplora le profondità dell'animo umano per fare un affresco di cosa significa essere persone. È un film bello nel senso che lo guardi e ti diverti. A volte basta quello, no? That's it, guapos. A domani!